Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power. Come al solito giù nell'info box troverete i link di tutti i componenti del gruppo e vi ricordo di passare dai loro canali e iscrivervi, così anche di iscrivervi al mio canale per non perdere tutti i nostri prossimi video. Allora, parto con gli acquisti beauty. Sono passata al Tigotà. Ormai appunto il mese scorso, perché si sta parlando degli acquisti naturali di marzo, che ormai è finito, e ho acquistato in realtà per mia mamma, non per me, della linea del marchio Biolis Nature, della linea micellare setificante. Ho preso lo shampoo micellare fior di cotone e olio di jojoba, 98% di ingredienti di origine naturale, vegan, 100% energia verde e non testato su animali. E ho preso appunto lo shampoo, il bagnoschiuma e anche il balsamo per capelli. Questo qua è rigenerante con fiori di loto e olio di avocado. Lei ha un po' un prurito per via delle allergie alla testa, al corpo, quindi ho pensato di prendere questi tre prodotti. Tra l'altro regalavano una busta di arance con l'acquisto dei tre prodotti Biolis Nature, che io non sapevo, mi sono ritrovata queste arance che tra l'altro non erano neanche buone. Poi, sempre al Tigotà, per 99 centesimi ho preso questa eco ricarica di palmolive al melograno. Questo qua è col 95% di ingredienti di origine naturale, vegano, una formula 96% biodegradabile e con il 75% di plastica in meno. 500 ml di prodotto e il appunto a questo qua. Non sapevo dell'esistenza di questo prodotto un po' più naturale, con ingredienti migliori, diciamo così, della palmolive. Ho voluto prenderlo visto che costava molto molto poco. Per quanto riguarda invece il DM, ho preso questo prodotto di Balea, che è un doccia schiuma senza microplastiche, vegano. Anche qua 98% di ingredienti sono naturali. Poi è scritto tutto in un'altra lingua. Comunque è un gel doccia con olio di cocco bio ed estratto di peonie. Ha una profumazione fantastica, ancora non l'ho provato, l'ho solamente annusato ed è buonissimo, veramente buonissimo come profumo. Sempre della stessa linea, ovviamente poteva mancare, certo che no, il balsamo labbra, anche questo senza microplastiche, e quindi niente, ho preso anche quello. Poi ho acquistato questo mini crema nutriente da 30 ml, ideale per viso, labbra e corpo, che utilizzerò sulle mani. E poi ho preso questo shampoo solido al mandarino di Alverde, perché acquistando un prodotto solido il prezzo del prodotto raddoppiato veniva donato ai profughi ucraini, e quindi appunto ho preso questo. Poi mia mamma, non ce l'ho qui, se trovo una foto ve la metto, ha acquistato gli assorbenti lavabili, quelli piccoli tipo Servaslip, non per quando ha il ciclo abbondante, ma quando ci sono delle piccole perdite. Mia mamma è una di quelle che quando utilizzavo la coppetta mestruale mi guardava malissimo e le veniva il vomito, per farvi capire. Quindi ne ha preso uno per provarlo, si è trovata benissimo e ne ha acquistato un altro. Mi sembra 5,90 euro. Il marchio è Jessa, yes, è il solito del detergente intimo, e si sta trovando veramente molto molto bene, quindi ve lo volevo segnalare. Poi ho acquistato due integratori, uno è questo che è quasi finito ed è la vitamina C masticabile di Equilibra, che c'è in confezione così piccola da 30 capsule o quella più grande, e devo dire che è veramente molto molto buono proprio come sapore, perché ne avevo presa un'altra masticabile che era vitamina C più D, sempre al DM, ma aveva un sapore schifoso e l'ho buttata, mentre questo è veramente buono e quindi ve lo consiglio. Poi ho preso, che l'ho tenuto nella scatola ma in realtà le sto prendendo, quelle del gruppo B. Ne ho sentito parlare molto bene da Giulia e quindi cercavo degli integratori e ho voluto prendere questi. Mi sono fidata di lei e devo dire che ho fatto bene. Ultima cosa che vi mostro sono le tisane. Siccome io devo perdere 15 kg che ho preso con il Covid, cioè Covid,
dall'inizio della pandemia io ho preso questi 15 kg e li devo perdere perché sto male io. Quindi mi sono messa a dieta con il nutrizionista che mi ha detto appunto che non posso fare 100.000 spuntini durante il pomeriggio, ma ne posso fare solamente uno. Però ha detto che posso bere quante tisane mi pare. Siccome io il pomeriggio ho sempre fame, mi sono comprata 1 milione di tisane per imbrogliare un po' la fame. Allora ho preso quella cacao, cocco e caramello dell'Angelica. Questa qua, che però a me non piace perché è troppo dolce e l'ho data a mia sorella, che a lei invece piace moltissimo. Poi ho preso quest'altra invece che è caffè, pistacchio e scorza d'arancia, che mi piace moltissimo. Questa qua più che altro sa di caffè, il caffè proprio quando lo macini, sa di quello, che mi sta piacendo, devo dire la verità, è adatto alle diete vegane, così come anche l'altra. Sono tutte e due senza lattosio e sono tutte e due senza glutine. Quindi questa mi sta piacendo veramente molto e un'altra, sempre dell'Angelica, che mi sta piacendo molto è banana e cacao. Questa qua, anche questa senza lattosio, adatto a una dieta vegetariana e vegana e adatto appunto ai celiaci. Anche questo molto molto buono, si sente più che altro il sapore del... No, in realtà si sente tutto e due, sia il cacao che la banana. Vi ricordo però che io le sto prendendo senza zucchero perché non posso prendere lo zucchero, quindi sicuramente queste tisane con una puntina di zucchero sarebbero buonissime, però ve lo dico così com'è al naturale. Comunque sono delle tisane saporite ed è quello che io cercavo, non potendo appunto inserire lo zucchero, cercavo qualcosa che avesse un buon sapore abbastanza forte, perché altrimenti poi non le bevo. Ed infine ho preso quella all'arancia rossa di Pompadour, che però devo essere sincera, a me non sta piacendo, non piace. Sarà appunto, ripeto, perché non metto lo zucchero e magari con lo zucchero sarebbe buona. Non ve lo so dire questo, è una mia impressione, però non lo so. Non mi piace perché è acida, è veramente acida. Non vi dico che cosa mi sembra di bere perché fa schifo, però mi dà proprio quell'impressione e quindi a me proprio non la sto bevendo. A mia sorella questo gusto non piace, non l'ha neanche assaggiata, quindi non gliel'ho neanche potuta rifilare. Quando finirò la dieta, proverò a berlo con lo zucchero e vedere se magari diventa più buona. Però ecco, le altre dell'Angelica ce ne sono tantissime, ci sono anche con la cannella per chi piace, quelle dell'Angelica sono veramente buonissime. Bene, quindi il mio video finisce qui. Saluto come al solito tutti i miei amichetti, le mie amichette del gruppo Piccoli Canali Power. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!